le ferite resteranno, non potremo dimenticare tutto questo orrore, ma dobbiamo guardare avanti e dobbiamo ritornare a vivere. Il comune sarà vicino alla famiglia? Il comune ovviamente è vicino alla famiglia da ogni punto di vista, dal punto di vista emotivo innanzitutto e anche dal punto di vista materiale naturalmente. Saranno nelle prossime settimane, immagino, restituiti i resti della povera signora Antonella, per cui anche in quel momento naturalmente organizzeremo sicuramente un momento di condivisione e di partecipazione cittadina. Lo stesso asilo con mia figlia, l'accompagnetto. Cosa ha detto a suo figlio? Che Emanuele si è trasferito in un'altra città lontana, molto lontana, perché il papà aveva trovato lavoro e sono dovuta andare via subito senza poter salutare. Più di questo non potevo dire a mia figlia. Ce l'ho sempre in mente, è impossibile tutto quello che è stato fatto. Non si può, non si può, neanche gli animali veramente. Una rabbia immensa abbiamo. La giustizia! Ma dove una dice è fatta giustizia, sì, ma la giustizia noi non ne vediamo giustizia. In questa fase è meglio comunque in ogni caso fare un po' di silenzio anche rispetto di quelle che sono le vittime di tutto questo dramma che è accaduto in questi giorni qua e che ancora la comunità ne sente il peso e non so quanto durerà questo. Perché ha toccato tutti, da noi, i primi intervenuti, ma anche a tutte quelle persone che ovviamente hanno dovuto subire tutto questo.